Amici e amiche di Road TV Italia, siamo per Pala Barbuto per l'incontro della Napoli Basket contro Upnea Capo d'Orlando. Si è appena concluso il primo tempo sul punteggio di 33-28, ma prima di andare nel merito della partita dobbiamo assolutamente fare un accenno a un volantino che abbiamo sostanzialmente trovato qui in postazione e firmato la gradinata, e nel quale si fa riferimento alla situazione che si reclama a gran voce un palazzetto dello sport per la città di Napoli. Che richiede quindi progettualità, programmazione, interazione tra società ed istituzioni. Direi come dare torto a questo volantino. Tornando all'incontro, un primo quarto che si è concluso sul punteggio di 22-16 per gli azzurri, per il quintetto di Bartocci, quintetto base per gli azzurri, mentre il secondo quarto si è concluso sul punteggio di 33-28. Passo la parola a Giovanni per alcune considerazioni tecniche. In questa giornata si incontrano le due squadre che stanno facendo la voce grossa nel girone. Napoli sicuramente vuole vendicare la sconfitta dell'andata, dove ha ceduto di ben 8 punti. Che dire, è un incontro in cui si sta facendo molta attenzione, si sta dando molta attenzione alla difesa, lo si nota anche nel punteggio del secondo quarto, 11-12 per gli ospiti, mentre il primo quarto, abbiamo detto, si era chiuso per 22-16 per Napoli. Un occhio particolare alle triple per quanto riguarda la squadra di Capo d'Orlando, che ha incamerato un ottimo 4 bombe, un buon 50%. Napoli ha risposto con un ottimo Rizzitelli, con 10 punti e un 2 su 3 da 3. Quindi ci si aspetta un secondo tempo veramente di ottimo livello tra le due protagoniste del girone. Si è appena conclusa il secondo tempo tra la BP Med e l'Upea Capo d'Orlando, il punteggio finale è di 62-56. Un secondo tempo che si è un po', diciamo, che ha visto le due squadre fronteggiarsi in modo feroce, direi. La partita si è, direi, incattivita. Alla fine ha prevalso sostanzialmente la forza del quintetto di Coach Bartocci, con ben 4 uomini in doppia cifra, in particolare Musso, Gatti con 16 punti, Rizzitiello e Leonardon. Invece hanno sofferto, diciamo, il quintetto azzurro ha sofferto un poco Cardinali e Crow, che rispettivamente con 14 e 17 punti. Giovanni, a te le considerazioni tecniche. Sicuramente una partita molto tesa, dove la differenza l'ha fatto soprattutto il nervosismo. Infatti possiamo prima di tutto notare che nel terzo quarto c'è stata una leggera predominanza da parte della squadra ospite, la quale ha chiuso il terzo quarto per 18-13. Un'ottima prestazione, come dicevi tu, di Crew, il quale nel terzo quarto ha piazzato un paio di bombe che hanno fatto più che mai preoccupare la squadra napoletana. Nel quarto il nervosismo ancora di più l'ha fatta da padrone, perché dopo ben 5 minuti le due squadre sommavano in due soli canestri. Cosa ha determinato la vittoria di Napoli? Sicuramente la grande forza, il grande, devo dire anche in questo caso, coraggio, perché abbiamo visto tirare da tre Musso in faccia all'avversario, Sabatino prendersi una grande responsabilità e segnare il canestro che ha portato poi avanti Napoli di un punto, per poi vedere alla fine la squadra partenopea sovranzare Capo d'Orlando di ben 6 punti. Quindi diciamo una partita molto nervosa, andata anche a strappi, ma dove l'ha fatta naturalmente da padrona il Napoli, che con la sua forza del quintetto ma anche delle seconde linee ha saputo sopravanzare la squadra ospite. Quindi sempre più soli al comando, sempre più leader. Vedremo dove riusciremo ad arrivare. Non è riuscito a trovare ritmo, ben contenuto da Cardinali, però siete entrati in soccorso voi. C'è sempre da migliorare, lavoriamo ogni settimana per questo. Musso, naturalmente, è normale che con questi big match sono tutti su di lui, quindi dobbiamo essere noi ad aiutarlo e dargli una mano, perché lui è fondamentale per noi. Grazie mille, Nunzio, un attimo, come ti è venuto quel tiro d'acqua? Non lo so, dovevo tirare per forza e l'ho messa, e sono contento. Dopo il tiro che comunque
ha segnato la vittoria. Scontentissimo perché tutta la partita non sono entrato in ritmo, quindi diciamo che questa tripla mi ha sbloccato, anche la partita fortunatamente. Ho chiesto agli Annilli, quindi siamo invincibili, abbiamo battuto anche i secondi, stiamo battendo tutto. No, non siamo invincibili, c'è sempre da migliorare e ripeto, conta alla fine, non conta ora. Ciao. Presidente, nona vittoria di fila, insomma, contro la diretta inseguitrice della BP Med. Un commento. Guarda, è una bella soddisfazione, noi ce la sudiamo sempre, anche quando sembra che tutto debba andare. Oggi poi non sembrava proprio che dovesse andare, però come vedi questi non mollano mai, è un po' come i nostri tifosi, non mollano mai. Oggi ci hanno regalato delle emozioni ulteriori, anche i tifosi dappertutto, ma anche quelli che pensano come noi che il Napoli abbia veramente diritto ad avere spazi per i giovani e per le società. Loro, i tifosi, oggi hanno fatto questa coreografia nella quale reclamano e hanno anche messo un volantino, distribuito un volantino nel quale si reclama a gran voce questo Palasport. Com'è la situazione, insomma? Ma no, è un terreno comunale, ci sarà un bando europeo. Noi abbiamo la nostra idea, la stiamo portando avanti, che è quella di non consegnare a Napoli un palazzone, che probabilmente ci servirebbe a poco, ma una città dove possono giocare i nostri ragazzi e dove i ragazzi possono venire a vedere la loro squadra del cuore giocare. Quindi una città dello sport aperta a tutti gli sport cosiddetti minori, che tutti insieme fanno comunque un bello sport, per cui noi speriamo. Grazie mille. L'annuncio che ha messo una tripla fondamentale. Oggi non è potuto venire per cause di forza maggiore, anzi per cause di panza maggiore. Questa vittoria, anche se un po' sofferta, è per Antonio Maglione. Sei grande, Tony! Sei grande!